Fino a qualche giorno fa i più fortunati andavano ancora al mare perché il sole e il caldo c'erano ancora e si facevano sentire. Adesso però la notizia è questa, l'estate è finita, mettiamocelo in testa, il colonnello Laurenzi ce l'ha detto e ridetto e stradetto e quindi purtroppo dobbiamo farlo questo cambio di stagione, a meno che non l'abbiate già fatto. Ma se l'avete già fatto, l'avete fatto bene? Questa mattina scopriremo tanti consigli pratici, utilissimi per conservare al meglio i nostri abiti estivi e così eviteremo di farli fare la muffa, probabilmente ci siamo già riusciti. Lucia Cuffaro qui con noi. Buongiorno. Insegnante all'Università del Saper Fare del Movimento per la Decrescita Felice. Perfettamente. L'ho detto bene. Guarda, è proprio estate qui stamani nel nostro studio, eh? Guarda quante belle cose. Allora, da cosa cominciamo? Allora, cominciamo dai costumi, dato che li abbiamo riposti, ma magari li abbiamo riposti male. Magari. Allora, assolutamente ti dico, da cosa non dobbiamo fare? Dai. Non riporli all'interno della bustina in cellophane classica con cui vengono comprati. Cioè, scusa? La classica bustina in cui vengono venduti. Non fa respirare il costume e l'estate prossima ce lo ritroveremo più lento, meno elastico. Quindi, ma ecco. Ecco. Io ho già sbagliato tutto. Allora, invece dobbiamo usare una classica sacchettina in tela, questa l'ho fatta con uno scampolo, con una vecchia bandana, e riporli all'interno del nostro cassetto. Poi, un trucco che quasi nessuno sa e ne sono molto fiera. Toglieteli dalla busta del nylon, i costumi. Allora, un trucco è lasciarli in ammollo per alcune ore con circa 100 grammi in 3 litri d'acqua di crusca d'avena. Questo perché la crusca d'avena ridà elasticità al costume, in modo tale che, stessa cosa, dopo davvero? Che l'abbiamo sfruttati per un'estate intera, magari li abbiamo anche asciugati al sole, cosa che non andava fatta. Cosa che non andava fatta. Esatto, dobbiamo poi leggermente metterli in ammollo, in questo modo, alcune ore. E perché? E questo perché la crusca ridà l'elasticità e la morbidezza, quindi nutre il costume. Quindi è un piccolo trucco delle nonne in questo caso. Molto interessante, magari si dovrebbe far così anche con i costumi che usiamo per andare in piscina d'inverno. Brava, magari. Assolutamente. L'unica cosa è, sia per i costumi che usiamo l'estate che per i costumi da piscina, ci dobbiamo ricordare che non dobbiamo né torcerli né strizzarli, ma tamponarli e utilizzare un sapone molto leggero e delicato come quello di Marsiglia e non l'acqua calda, assolutamente. Assolutamente mai assolutamente. L'acqua calda, mai proprio. Invece, con i teli da mare, questi a volte riusciamo a farli diventare proprio ruvidi ruvidi. Allora, il telo da mare, in questo caso, possiamo fare un lavaggio ulteriore in lavatrice, semplicemente mettendo nel cestello una vaschetta con circa 200 ml di aceto, oppure direttamente nella vaschetta del detersivo. Ma dai. Questo perché l'aceto, come sappiamo, rimuove il calcare. Ammorbidisce il nostro asciugamano e gli ridona brillantezza. Certo. Quindi questo è un metodo carino, insomma, diciamo. Capito? Per trovarci l'aceto dentro il cestello della lavatrice. L'aceto nel cestello della lavatrice, questo lo mettiamo. E invece come facciamo con le pinne, gli occhiali con cui facciamo il bagno al mare, che ne so, allora, le maschere? Le pinne, fucili d'occhiale, no? In questo caso le pinne, gli occhialetti per la piscina vanno lavati con una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia, che come sappiamo è il metodo più naturale, più ecologico per poter lavare perfettamente. Questo perché l'acqua non rimuove la salsedine e il cloro che rimane sull'occhialetto. Vero. Quindi in questo caso semplicemente dobbiamo... Questo è un panno in microfibra? Questo è un panno in microfibra, come vedi è il tipo liscio, perché altrimenti la parte, vedi, della plastica comunque, quindi tingiamolo un po' verrebbe di sapone, verrebbe graffiata. Quindi dobbiamo fare tutto questo con molta attenzione. Dopodiché, una volta asciugati, dobbiamo riporli. E qui, come si fa? E qui facciamo un altro trucchetto delle nonne. Li mettiamo nel ripostiglio. Li mettiamo nel ripostiglio. Prima li possiamo incartare con la carta di giornale, ma ancora prima possiamo utilizzare del talco. No, il borotalco no, sulle pinne. Sì, sì, perché il borotalco assorbe l'umidità e in questo caso la gomma rimane più morbida e l'anno prossimo non ce le ritroveremo tutte un po' aggrinzite, come spesso succede alla gomma se non viene conservata al meglio. Ecco, borotalco sulla gomma. E invece sui sandali? Allora, sui sandali, eccoli. No. Allora, i sandali... Perché c'è una mia amica, che dopo si dice sempre che è l'amica, no, Lucia? Sì. E dopo averli riposti per l'inverno, poi se li ha ritrovati pieni di muffa, erano anche dei bei sandali, ve lo dico proprio, li avevo pagati un botto e come li ho ridotti...
Allora, per i sandali, quello che nessuno fa è pulirli un pochino dopo l'estate. Come si fa anche in questo caso? Dobbiamo utilizzare dell'acqua tiepida, mai calda, e andare a rimuovere con delicatezza tutta la polvere accumulata anche sulle pietrine, quindi intingiamo. Però diventa un lavoro. Sì, l'ideale è però così togliamo bene tutta la polvere che si è comunque accumulata con l'estate. Se invece abbiamo il problema della muffa, perché spesso i sandali che sono in cuoio o in pelle, capita che li mettiamo, magari sono un po' bagnati, abbiamo preso la pioggia, ci siamo andati al mare, li lasciamo magari ad asciugare non bene e ci ritroviamo con quella brutta patina di muffa sopra. E in questo caso ti dico un altro trucco da calzolaio. Dobbiamo prendere dell'alcol denaturato, quella 90 classico che abbiamo, e tamponare le nostre scarpe in cuoio oppure in pelle. Quindi, con l'alcol? Con l'alcol, qua in questo caso abbiamo qua una parte in pelle, quindi tamponiamo. Il, diciamo, l'alcol tende ad irrigidire il cuoio in questo caso, quindi per ridargli di nuovo della morbidezza basta mettere un pochino di latte detergente. Ma dai. O crema per il corpo, questo è anche un trucco per ridare morbidezza alle alcol scarpe. Alcol e latte detergente, sì, sul cuoio. Esatto, però lo facciamo assorbire bene, vedi, e si lucida anche un pochino la parte in cuoio, vero, la parte in pelle. È vero, e quindi risultano anche più belli. Sì, e in questo caso le possiamo riporre, le facciamo asciugare con calma, mai davanti a una fonte di calore, e poi le riponiamo in una bella sacchina in tela. Anche certo. In questo caso dobbiamo farle respirare. Chiaro. Bene, per quanto riguarda invece la carta di giornale, dove tu prima mi hai detto che si possono avvolgere le pinne, le maschere, tutti quegli oggetti che sì, di solito usiamo sulla spiaggia, una volta che l'ho utilizzata, dove la butto? Allora, la carta di giornale, come vedi, allora, un classico è quella di buttarla all'interno del differenziato, dato che vediamo l'inchiostro, eccetera. Invece da alcuni anni la possiamo diminuire di spazio e gettare all'interno di quello della carta. Ah, direttamente la carta. Si differenzia qua. Al contrario, invece, un altro errore che viene fatto è lo scontrino viene invece gettato in quello della carta. Errore. Lo scontrino è fatto di una carta che non è differenziabile e in questo caso lo gettiamo all'interno dell'indifferenziato. Ok, lo scontrino nell'indifferenziato, la carta di giornale nella carta. Vabbè. Adesso prendo questo bel cappello. Il cappello di paglia, mi piace tanto. Allora, in questo caso, per il cappello in paglia, allora, innanzitutto dobbiamo togliere la sabbia che è rimasta dall'estate e per farlo utilizziamo un pennello, quindi dobbiamo spazzolare bene la trama, eccetera, e levare tutta la polvere e la sabbia che si è accumulata dopo l'estate. Ma come lo laviamo? Questo è un problema, come in questo caso che abbiamo una fascia sia esterna che interna, vedi che deve essere di solito tende ad annerirsi. Tende ad annerirsi e va pulito in questo modo. La nostra sempre solita panno in microfibra, lo intingiamo in un pizzico di acqua, proprio poca, e lo passiamo poi sul sapone di Marsiglia, in questo modo. Dobbiamo piano piano andare a pulire la nostra fascia, stessa cosa possiamo fare anche sulla falda del cappello se c'è una macchiolina, se si è sporcato, quindi poca poca acqua e sapone di Marsiglia e dopo risciacquiamo leggermente. Anche, allora, questo ad esempio è un cappello chiaro. Pieno di nastri, fra pieno l'altro. Pieno di nastri, sì, molto flow, diciamo, sì. Molto naif. In questo caso, se ci sei leggermente ingiallito con la salsedine, con il sole, ti spiego un trucchetto per schiarirlo. Allora, prendiamo... Si può fare? Si può fare, tutto si può fare. Allora, prendiamo un limone dell'acqua e facciamo una soluzione che sia a metà di acqua e... limone, appunto. Il limone che in genere utilizziamo per le preparazioni di cosmetica tende a schiarire e stessa cosa fa sulle fibre naturali. Quindi spennelliamo la parte che magari sia un po' ingiallita con questa soluzione. Ah. Ok. E se io avessi invece un cappello di paglia più scuro? Allora, per il cappello di paglia più scuro dobbiamo prendere del tè scuro. Tè nero. Con il tè. Con il tè, perché il tè pennello tinge. E tè. Spesso infatti ci troviamo gli abiti tinti perché il tè ce li ha tinti e non riusciamo a smacchiarli bene. E allora, una cosa importante è far asciugare comunque il cappello all'aria, anche in questo caso non mai in fonti di calore molto forti come il sole, magari dell'ora di pranzo. E assolutamente
non in, quindi neanche con il phon, altrimenti le maglie si stringono con il phon. No, con il phon mai, mai proprio. Poi lo mettiamo in posa con sempre della carta di giornale all'interno. E un altro trucchetto che ci insegnavano le nonne è quella di mettere un sacchettino fatto ad esempio con una veletta delle bomboniere con del sale grosso, perché il sale tende ad attirare l'umidità. Possiamo farlo con una veletta oppure anche magari con una calza bucata, rovinata, che possiamo anche riciclare peraltro per mettere la biancheria intima in lavatrice, in modo tale che in questo modo proteggiamo i nostri capi delicati. E così il nostro cappello di paglia è perfettamente riponibile e conservabile fino alla prossima estate. E pulito, esatto. E soprattutto pulito. Ok. Lucia, allora, per evitare anche che si formino delle tarme, purtroppo a volte arrivano e attaccano il nostro guardaroba, come si può fare per non usare delle sostanze chimiche? La naftalina, che molti crea anche tante allergie perché ha un odore molto molto forte. Allora, in questo caso prendiamo una ciotolina vuota, prendiamo tutti dei prodottini che ci serviranno per creare un antitarma naturale. Fatto in questo modo, due foglie di alloro, che è un repellente naturale, la buccia di un limone oppure di un'arancia essiccata al sole, poi mettiamo un cucchiaino di chiodi di garofano, anche questo repellente, uno di cannella. Ok, e infine mettiamo 4 goccine di olio alla canfora, olio essenziale alla canfora, in questo caso facciamo così, lo mettiamo qui all'interno e abbiamo creato una mistura per l'armadio, quindi bucce di limone, alloro, semi di garofano, chiodi di garofano, olio alla canfora con un po' di cotone, poi in un sacchettino riponiamo il tutto e questo allontanerà le tarme dal nostro armadio. Grazie Lucia Cuffaro. Arrivederci. Ci vediamo domenica prossima.